Questo video è in collaborazione con Fantasia Store, Grande Inverno e La Z Car Trading, dove inserendo i codici riportati in descrizione potrete accedere alla vostra percentuale di sconto. E con il Keyforge Network e Keyforge Italia. Buona visione! Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Quando si affronta un torneo, soprattutto se si è alle prime armi, l'errore può essere dietro ogni angolo. Nessuna paura, è del tutto normale. Infatti è proprio grazie alle sviste durante un match che imparerete a non commettere più quello sbaglio che potrebbe, a lungo andare, costarvi la vittoria di un evento. Un conto però è partire totalmente da zero, un altro è avere delle basi pronte su cui costruire la propria esperienza di gioco. Prima di iniziare, piccole informazioni di servizio. In descrizione troverete un link con un conto alla rovescia messomi a disposizione da Fantasia Store. Cosa accadrà allo scadere? Seguitemi sul mio profilo Instagram e non perdetevi neanche una storia. Vi accompagnerò personalmente alla scoperta di ogni singola magnifica novità. Inoltre, l'Arconte del Crogiolo allarga i suoi orizzonti, iniziando a far visita nel multiverso che mi vedrà protagonista nella nuova rubrica Cosa accade al di fuori del Crogiolo, dove si prenderanno in considerazione altri giochi di carte e si andrà ad esplorare tutto ciò che non accadrà sul nostro pianeta al centro dell'universo. Rimanete sintonizzati perché se ne vedranno delle belle. Ed ora scopriamo assieme quali saranno i 5 trucchi in Keyforge che vi renderanno dei giocatori migliori. Andiamo a dargli un'occhiata. Nota bene! Questi 5 consigli sono, come già detto, una base di partenza per iniziare a giocare senza essere completamente digiuni di come si possa svolgere un qualsiasi match competitivo o non che incontrerete durante la vostra esperienza ludica. Mi raccomando quindi di coltivare questi fattori fino a farli completamente vostri e magari evolverli a seconda del vostro stile di gioco man mano che forgerete una chiave dopo l'altra. Il primo trucco è: iniziate a giocare. Sembrerebbe una banalità. Ma cosa si intende con questo? Non prendere in mano un qualsiasi unico in vendita in una qualsiasi fumetteria, aprirlo e iniziare a forgiare, ma disputare più match possibili. Entrare letteralmente nel vivo della competizione. Solo così avrete accesso a molti scenari che andranno a formare una sorta di bagaglio di esperienza che vi tornerà utile quando davanti a voi vi si presenteranno situazioni che, agli occhi di chi ha appena iniziato a muovere i primi passi sul crogiolo, potrebbero sembrare insormontabili. La domanda ora potrebbe essere: Arconte, ma se vicino a me praticamente nessuno gioca a Keyforge, ma voglio comunque imparare al meglio le varie dinamiche che muovono questo unique deck game, come posso fare? Nessuna paura, per chi è un forgiatore solitario esiste la piattaforma online The Crucible, dove potrete iniziare a mettere le basi per la vostra avventura anche se sarete gli unici a forgiare nella vostra zona. Vi basterà solamente un PC, una connessione internet, anche di banda bassa, e seguire le istruzioni che potrete trovare cliccando sulla scheda appena apparsa in questo momento per avere una guida rapida pronta a farvi scendere in campo direttamente nell'etere. Il secondo trucco è: fate vostre le regole di gioco. Già. Conoscere ogni cavillo del regolamento vi aiuterà a giocare meglio le carte del vostro unico, per riuscire quindi di seguito ad incastrarle in combinazioni micidiali. Sapere ad esempio che la dicitura ad inizio del proprio turno anticiperà il primo passo forgiare una chiave potrà facilitarvi nella riuscita delle vostre strategie di gioco, o come impiegare al meglio una carta con icone bonus multiple derivanti da un potenziamento, o chi più ne ha più ne metta.
Una cosa comunque rimane certa: avere una conoscenza profonda del regolamento potrà allargare pressoché all'infinito i vostri orizzonti di gioco, facendovi notare sinergie che altrimenti non sarebbero visibili agli occhi di chi è meno esperto. Il terzo trucco consiste nell'imparare dai propri errori. In Keyforge, a seconda delle situazioni che vi si pareranno davanti, un semplice errore di valutazione o di sequenza nel giocare una carta prima di un'altra potrà davvero fare la differenza tra il portarsi a casa la partita o perdere miseramente abbandonando ogni sogno di gloria. La domanda ora potrebbe essere: va bene Arconte, ma mica posso ricordarmi tutti i passi falsi che ho commesso durante le innumerevoli partite che ho affrontato, e non posso neanche annotare tutto rischiando di andare in giro con un quaderno pieno zeppo di appunti pronti per essere consultati all'occorrenza. Niente di tutto ciò. Nel nostro gioco di mazzi unici al mondo, la conoscenza sempre più profonda del proprio deck farà sì che le sviste si andranno a ridurre al minimo o addirittura avvicinandosi ad un margine di errore pari allo zero. Masterando il mazzo, infatti, ovvero quando diventerete maestri nell'utilizzo delle carte che andrete a giocare, comprenderete sempre di più il funzionamento e l'incastrarsi di varie sinergie che si adatteranno automaticamente agli innumerevoli scenari che incontrerete durante un match. Infine, si sa, come dice il proverbio, sbagliando si impara, e potrete farlo più velocemente avendo un piccolo supporto per non ripetere gli stessi errori commessi in passato. A tal proposito, il prossimo punto potrà davvero tornarvi utile. Il quarto trucco è ragionare. Come detto, se ragionerete, in primis non commetterete gli sbagli fatti. In secondo luogo, avrete bene in mente una buona strategia di gioco escogitata con tranquillità e testa. C'è anche da dire che in certi tornei il limite di tempo può rappresentare un ennesimo ostacolo da dover superare, soprattutto se si gioca in adaptive. Ciò potrebbe spingervi ad agire di impulso per non far scadere il limite temporale, portandovi quindi a commettere azioni controproducenti per il vostro gioco. Ebbene, il consiglio che posso darvi è quello di allargare la visuale oltre la vostra mano, andando a concentrarvi su quello che c'è sul campo di battaglia e sulle pile degli scarti, sia vostre che di quelle avversarie. Questo vi porterà a strutturare dei piani di azione completamente diversi e più complessi rispetto alla semplice giocata unicamente proveniente dalla mano. Quindi, prima di fare qualsiasi movimento e dare inizio alle danze, fermatevi e prendetevi qualche momento in più per pensare e strutturate un piano valido per mettere in difficoltà il vostro rivale e potenziare nel migliore dei modi la vostra tattica di gioco. Quinto ed ultimo trucco vede il non aver paura di far forgiare le chiavi ai vostri rivali. Sembrerebbe un controsenso. Come sarebbe a dire, Arconte, se faccio forgiare le chiavi al mio avversario andrò a perdere? Sì, assolutamente vero, il vostro rivale vincerà il match se forgerà la terza. Ma se rimarrà a due senza avere la possibilità di chiudere la partita, voi avrete letteralmente preso il controllo del match, dettando il tempo dell'intero incontro. Cosa voglio dire? Se state disputando un duello con un board control e davanti avete un mazzo rush, sarà del tutto normale che già dai primi turni il vostro sfidante accumulerà una grande quantità di ambre pronte per essere trasformate in chiavi appena forgiate. Qui spetterà a voi non cadere nel tranello che mi piace chiamare della metamorfosi. Cosa vuol dire? Se con un control vorrete stare al passo di un rush nelle prime battute di gioco, abbandonate ogni speranza o voi che entrate, semplicemente non ci riuscirete.
sono due tipologie di unici diversi, rispettivamente uno corre e l'altro setta il gioco e poi colpisce pesante come un martello. Quindi non cercate di trasformare il vostro unico in ciò che non è. Giocate control, controllate e non correte, altrimenti rischierete di essere portati sul piano dell'unico rivale per poi essere battuti al suo stesso gioco. Per fare un esempio pratico, un'anaconda non potrà mai battere in velocità un ghepardo. Hanno semplicemente due stili di caccia propri e completamente differenti l'uno dall'altro. Concludendo quindi, iniziate a pensare che vincere 3 chiavi a 0 sarà praticamente uguale come se vincerete 3 chiavi a 2. L'importante sarà forgiare sempre una chiave in più del vostro avversario. In sintesi, i 5 trucchi di Keyforge per diventare dei giocatori migliori sono: iniziate a giocare. Più partite disputerete, più situazioni differenti vi ritroverete a dover gestire, traendone un valido insegnamento per match futuri che vi troveranno pronti a far fronte ad ostacoli sempre più impegnativi. Fate vostre le regole di gioco. Conoscere il funzionamento di ogni singola dinamica potenzierà le vostre giocate e vi permetterà di sviluppare sinergie che saranno fondamentali per la vittoria finale. Imparare dai propri errori. Più sbaglierete, più avrete la possibilità di non cadere nuovamente in fallo. Partita dopo partita, poi, accumulando esperienza e conoscendo alla perfezione il vostro unico, verrà automatico adattare le varie strategie di gioco a seconda del match che dovrete affrontare. Ragionare. Prendetevi il tempo che vi serve, certo, entro i limiti del regolamento, per sviluppare nella vostra mente un piano vincente che potrà facilitarvi durante le varie giocate, ostacolando allo stesso tempo quelle avversarie. Non abbiate paura di far forgiare le chiavi all'avversario. Ricordatevi sempre che non ci sarà differenza se il match si concluderà a vostro favore con 3 chiavi forgiate a 2 o 3 chiavi forgiate a 0. L'importante sarà forgiare una chiave in più rispetto al vostro avversario. Questi 5 punti potranno tornarvi utili come base di partenza per avere un controllo più focalizzato dei vari match che affronterete, senza cadere in tranelli che, sul crogiolo, sono praticamente in ogni dove. Spetterà a voi quindi prendere in mano il vostro destino e farvi valere negli scontri che varranno l'accesso alle cripte che conterranno in esse il sapere supremo. E voi, avete trovato utili questi trucchi? Fatemelo come sempre sapere nei commenti e se avrete altri consigli da fornire, sentitevi liberi di condividerli con l'intera community, così da poterli utilizzare, volendo, per creare una seconda parte di questo video, per allargare ancor di più gli orizzonti di ogni singolo forgiatore appena arrivato sul pianeta al centro dell'universo. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella per non farvi sfuggire la pubblicazione dei nuovi video, lasciare un like e commentare o condividere questo contenuto con i vostri amici. In più, in descrizione, potrete trovare la wiki e la pagina di Keyforge Italia con tutte le carte aggiornate ad ondata oscura, che potranno tornarvi utili quando, durante una partita, verrà qualche dubbio sul come risolvere alcuni effetti. Per ogni carta, infatti, ci sarà una sezione dedicata dove troverete le risposte che cercate. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.